Una delle condizioni per raggiungere la libertà finanziaria è quella di avere molteplici fonti di reddito. La nostra generazione, per chi non è giovanissimo e soprattutto per le generazioni prima della nostra, come ad esempio i nostri genitori, i nostri nonni, pensavano che fosse normale, o meglio, era veramente normale e sufficiente trovare un lavoro, farlo per tutta la vita e andare alla fine in pensione. Un padre di famiglia con un solo stipendio era in grado di mantenere tutta la famiglia, di non fare mancare praticamente niente i figli, di pagare un mese di vacanza ogni anno e, se era bravo, prima di andare in pensione, anche di comprare una casa di villeggiatura, magari al mare o in montagna. Purtroppo i tempi sono cambiati e un solo stipendio raramente è in grado di mantenere questo tenore di vita. Al giorno d'oggi, con una visione proiettata al futuro, pensare che un solo stipendio sia il punto di arrivo, o meglio, la soluzione definitiva per la nostra vita, è una grande limitazione. Non a caso le persone di successo hanno quasi sempre molteplici fonti di reddito e possono essere veramente tra le più disparate tra di loro, come ad esempio avere degli immobili in affitto, avere un secondo lavoro, tenere delle conferenze ad essere pagati, guadagnare delle royalties, avere più aziende. Gli esempi sono veramente illimitati, ma non è questo il punto. Il punto è che se oggi abbiamo una singola fonte di reddito e questa per qualche motivo dovrebbe saltare, rischiamo di restare a piedi da un giorno all'altro. Pensaci, se l'azienda in cui lavori oggi fallisce, cosa succede? Sei a casa. Se arriva sul mercato un nuovo prodotto che rende il tuo servizio inutile, stessa cosa, da un giorno all'altro smetterai di avere delle entrate. E questo è solo uno dei motivi per cui è rischioso avere una sola fonte di reddito. La seconda, solitamente, è che una persona normale, con uno stipendio normale, con i soldi che si guadagnano oggi, difficilmente o comunque a fatica si arriva a fine mese. Però, per avere più fonti di reddito, è necessario fare un completo cambio di mentalità. E ora potresti pensare, ok, facile a parole, ma come si crea una seconda fonte di reddito? O una terza, una quarta, una quinta? Ed è qui che entri in gioco tu. Poniti la stessa domanda, come puoi fare? Come potresti creare una o più fonti di reddito? Potresti scrivere un libro e guadagnare delle royalties sulle vendite. Potresti investire in borsa se ne hai le capacità. Oppure potresti avviare un'azienda, sempre che tu ne abbia le capacità. I modi di fatto sono pressoché illimitati. Il problema è che devi avere le competenze e la capacità necessarie per poterlo fare. E torniamo sempre al punto di partenza iniziale, ovvero a quello di dover imparare, di dover apprendere nuove conoscenze e di dover crescere come persone. Il problema è che quando dobbiamo metterci in gioco davvero, quindi essere disposti a cambiare mentalità per iniziare a imparare nuovamente qualcosa da zero, ci troviamo un po' fuori dalla nostra zona di comfort, siamo un po' spaventati, intimoriti, non sappiamo dove andremo a finire e quindi questo ci blocca, o meglio, blocca tantissime persone. E questo blocco è quello che distingue praticamente le persone di successo. Chi non si fa fermare, chi supera le proprie paure, inizierà praticamente una nuova vita. Al contrario, chi non lo fa resterà fermo. Quindi oggi chiediti proprio questo: hai delle capacità, delle competenze che ti permettono di avviare una seconda fonte di reddito? Cosa ti piace? In cosa sei esperto? Come potresti monetizzare queste tue competenze? Rifletteci attentamente, perché è davvero molto importante e soprattutto quello che costruisci oggi con il tempo ha molto più valore di un classico lavoro da 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Fare questo passaggio ti aprirà la mente e sarai in grado di valutare tantissime nuove opportunità. Con questo è tutto, se trovato utile questa pillola clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, i modi per costruire una seconda fonte di reddito sono veramente illimitati. L'importante è iniziare a costruire qualcosa che ci piaccia, che ci faccia stare bene, che ci dia grande soddisfazione. Perché cercare di costruire qualcosa che va contro i nostri principi, purtroppo, ci metterà un freno, un peso addosso che non ci porterà da nessuna parte. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!